Quando avevo la vostra età, più o meno, forse un po' meno, due miei amici, uno si chiamava La Quale di cognome e veniva da Bari, un altro si chiamava Esposito e veniva dalla provincia di Napoli. Per dire che negli anni 60 Sesto ha subito un processo di immigrazione enorme, che è poi il processo di immigrazione che ha investito sostanzialmente tutto il nord. E a maggior ragione le parti industrializzate del nord, la Fiat e così via. Cioè, Sesto passò da 10.000 abitanti a 20, 25.000 abitanti, 30.000 abitanti nel giro di 10 anni. Quindi capite, quello ancora di più della situazione oggi è da ricordare. E quello però fu un momento delicato. Perché, come vi ricordate, cioè come voi non vi potete ricordare, quelli un po' più avanti nell'età si ricordano, i nostri vecchi li chiamavano quelli di in giù. A Sesto si diceva quelli di Napoli, la mia nonna diceva quelli di Napoli anche se veniva dalla Sicilia. C'era una situazione anche di difficoltà a comprendersi, però c'era un punto, anzi due. Il primo fondamentale è che questa emigrazione avveniva in un momento economico favorevole. In un momento in cui c'era uno sviluppo impressionante, per cui veniva sostanzialmente, trovava lavoro, veniva e trovava lavoro. Comunque, anche allora, tutti i problemi di malvivenza, di malcostume, eccetera, venivano attribuiti a questi immigrati, non è che si cambiasse molto come impostazione, cioè se c'era un furto la colpa era di questi siciliani, eccetera. Però Sesto seppe in quell'occasione rispondere, sia perché appunto c'era un processo economico in avanti per cui il lavoro c'era, sia perché quindi fu costruito e ci furono. E lo sviluppo di Sesto fu quello un periodo delicatissimo perché ci fu una tendenza all'inurbamento esagerato e le cose sbagliate che trovate sul territorio di Sesto risalgono a quegli anni lì. Fortunatamente dopo il comune seppe dare una regolazione. Fece il piano regolatore e bloccò sostanzialmente lo sviluppo assurdo che c'era stato negli anni precedenti. Ma l'altra cosa successe: Sesto riuscì a dare la risposta a questo raddoppio di popolazione anche per quanto riguarda l'istruzione e per quanto riguarda l'aiuto. Furono fatte scuole ovunque, le scuole nascevano nei fondi di negozio, il comune prendeva i fondi di negozio e ci metteva le scuole, tutti i ragazzi che erano raddoppiati in quegli anni trovarono l'istruzione. Sesto organizzò se stessa, pur di fronte a situazioni ovviamente limite, per rispondere in maniera democratica, in maniera solidale e accogliente. Il problema ora è diverso, purtroppo. Il processo è simile, la disperazione è simile, ma c'è la crisi. Ora il lavoro è molto più difficile, ora si chiudono le fabbriche, non si aprono e quindi la disgregazione sociale è ancora maggiore, è maggiore e la sensazione di pericolo è ancora maggiore, ma ricordate, è una sensazione sbagliata, sono sempre queste. Quello che te subisci, quello che senti nei confronti dell'altro, la paura dell'altro, la paura che ti porti via il lavoro, ma poi ti immagini, badante, quanti italiani vanno a fare il badante? Quanti italiani vanno a fare le pulizie nei gabinetti delle banche o delle assicurazioni? Pochi. E quindi non è tanto la paura, è la paura dell'altro, che nei momenti di difficoltà è sempre maggiore. Mi avvio a chiudere. Cosa dobbiamo fare? Sesto deve recuperare la sua tradizione accogliente, deve saper rispondere alle esigenze di questa gente. Ovviamente valgono tutte le osservazioni che hanno fatto gli altri prima di me. C'è bisogno di una politica europea, c'è bisogno di una politica nazionale, ma una cosa è sicura, che le immigrazioni non le ferma nessuno, le fermano solo i cambiamenti economici mondiali.
li avvenivano solo cambiamenti mondiali. E quindi non mi sembra in questa fase ci sia all'orizzonte la voglia da parte di nessuno dei paesi forti, dei paesi occidentali, di lavorare per cambiare il tipo di sviluppo. E quindi anche nel nostro piccolo, impostare la nostra vita, la nostra sviluppo, la nostra economia sul piano della sostenibilità, sul piano alternativo, credo sia anche un piccolo contributo che si può dare a queste migrazioni. Poi la solidarietà è ovvia, l'accoglienza è ovvia. Grazie.